parla bene questo CD, eh? Vi piace? Il microfono non abituato, chissà come mai. E niente, il 28 dicembre ho ricevuto una telefonata che mi ha fatto veramente piacere. Il presidente mi ha chiesto se c'era la possibilità di parlare per una eventuale, per questo ruolo, per fare il commissario tecnico. Io avevo già fatto tutti i programmi con Fabretti, contentissimo di questo. E niente, non ci ho pensato tanto, a dire la verità, perché... A noi ha detto di sì, giuro. Ho detto ci penso, una settimana, non ti preoccupare, ma io lo sapevo benissimo. Ai sogni non si può rinunciare. E quindi per me la maglia azzurra, per me i campionati del mondo sono stati momenti straordinari, e quando ti chiedono di fare il commissario tecnico, come fai a dire di no? Quindi mio malgrado sono stato costretto a rinunciare al ruolo di commentatore tecnico, con naturalmente la dedizione di Fabretti, felicissimo di questo, deve rifare tutti i programmi se non altro, però è un onore per me essere adesso il commissario tecnico. E tra l'altro posso dire che ora Gianni Savio prima è stato mio direttore sportivo, poi è stato mio amico, adesso siamo anche colleghi. E quindi abbiamo cominciato insieme. Vuol dire che sta invecchiando, su questo non ci sono. I capelli problemi. Bianchi li aveva anche qualche anno fa, e quindi no. La cosa che posso dire è che per Androni, per Buda, per Gianni Savio, continuate così, perché una realtà di questo genere fa bene, ripeto, al ciclismo italiano. Davide, naturalmente ognuno ha il proprio progetto in mente, è normale, in ogni attività, no? Tu che cosa hai in mente? Su che cosa andrai a lavorare? Ecco, questo è il discorso. Ma sai, il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo secondo me non è l'uomo di un giorno, di una settimana, è qualcosa di molto di più, è comunque una persona che deve cercare di dare qualcosa, in questo caso alla Federazione Ciclistica, al Movimento Italiano. Io per 15 anni sono stato professionista, per 18 anni sono stato in Rai, e per questo sono veramente felice e orgoglioso di aver fatto parte di una grande squadra come quella della Rai, però sono convinto anche che si possa fare qualcosa di più. Abbiamo un ciclismo che in questi ultimi anni ha interessanti, e quindi cerco di entrerò in punta di piedi per capire com'è il nostro movimento, vedere anche in federazione, capire tutte quelle sfaccettature del ciclismo che in questi ultimi anni non ho seguito. E quindi la mia idea è quella di innanzitutto di avere un contatto diretto con i tecnici e naturalmente anche con i corridori, e portare, oltre alla mia passione, oltre alla mia esperienza, qualcosa in più, anche perché, ripeto, ho avuto dei grandi maestri quando correvo, ho avuto dei maestri anche quando ho fatto questo nuovo ruolo. Fortunatamente anche grazie alle Rai sono stato molto vicino al ciclismo, perché come tu sai, e come tanti corridori, ho sempre cercato di andare negli alberghi, nelle partenze, agli arrivi, parlare con i corridori per capire, non solo leggere, studiare il loro ordine d'arrivo, ma capire anche qual era il loro stato d'animo e il loro modo di seguire questo splendido sport. E quindi cercherò comunque di portare tutta la mia esperienza che ho fatto e dare quel qualcosa di mio che spero che sia utile. Davide, il ciclismo ha cambiato molto in questi ultimi anni, probabilmente cambierà anche molto nei prossimi anni, no? Il ciclismo prima era tanta Europa, un po' di America, Sud America e basta. Poi Dubai, Cina e quant'altro. Qualcuno l'altro giorno mi chiedeva, ma secondo te tutto questo e questa globalizzazione ha rovinato il ciclismo? Secondo me no, secondo te Davide? È chiaro che dopo un primo impatto di fronte al quale noi ci siamo dovuti anche adeguare, probabilmente un'apertura mentale invece ha dato nuova linfa al ciclismo. Sicuramente adesso il ciclismo non è solo Europa, Australia, vabbè, Gran Bretagna fa parte dell'Europa, ma è comunque una nazione emergente, Kazakistan, Russia, Sud America e naturalmente anche gli Stati Uniti. Beh, io penso che abbia comunque fatto del bene, naturalmente ci sono alcune realtà che soffrono, soprattutto corse italiane che erano importanti e adesso lo sono un po' di meno. Ma io sono convinto che
soprattutto noi italiani abbiamo un po' vissuto sugli allori passati, se fino a 30 anni fa eravamo una nazione emergente, adesso abbiamo nazioni che, non dico che ci hanno superato, ma comunque sono lì al nostro livello, per la verità in alcune situazioni ci hanno anche superato. E quindi la cosa che voglio fare io, che vorrei fare io, è quella di andare appunto a vedere il ciclismo francese, il ciclismo australiano, il ciclismo britannico, come hanno fatto in 15 anni ad arrivare ai nostri livelli. E dato che secondo me noi abbiamo comunque dei giovani che sono molto molto bravi, forse qualche talento lo perdiamo, ecco, l'obiettivo che ci prefissiamo è quello proprio di non bruciare talenti, di farli crescere nel modo migliore per poi averli tra i professionisti e toglierti quelle soddisfazioni che negli ultimi anni sono un po' calate.